amore. Bentornata da scuola. Allora, Anastasia, noi stiamo aspettando che Roberta chiama perché la sua gatta sta per partorire. E quindi siamo sempre sul chi va là, vero? Sì. E appena partorisce ci chiama, andiamo a vedere i cucciolini e facciamo un bellissimo vlog, ok? Allora, però mi devi fare una promessa. Che oggi ti lavi i capelli, andiamo a lavarci i capelli, lo so che non è la tua cosa preferita, e in più dobbiamo studiare storia. Hai detto che il libro rosa ce l'hai, il quaderno, giusto? Sì. E poi fai la brava e studiamo storia. Ok. È pronto il tuo paninetto, lo senti che suona? Facciamo merenda e poi subito a lavarci i capelli, va bene? Vane, ti devo dare una bellissima notizia. Cosa stavi aspettando? Cosa stai aspettando? Perché era? E papà mi ha appena comunicato che dovrebbe essere arrivata, probabilmente è arrivata adesso quando io sono uscita per venirvi a prendere. Quindi se papà magari riesce stasera te la monta, va bene? Sei contenta? E sei contenta che devi studiare anche tu, amore? Dai, che sono gli ultimi giorni, tra poco finisce la scuola. La gatta di Roberta sta per partorire, non si sa il giorno esatto, però sai che noi ci vediamo per andare in palestra. E mi ha detto che appena partorisce ci chiama, eh? Io non vedo l'ora di vederli. Allora, Anastasia, è la 14ª merenda che fai e direi che siamo a posto, vero? No. No? Come no? Sì, prima esercitare. Devi esercitare. Dopo che hai fatto tutte queste merende ti metti a fare la verticale. Dai, su, che poi stai male. Ascoltami. Andiamo. Anastasia! Guarda che così rimetti. Andiamo a lavare i capelli. Anastasia! Allora, cucciolini, c'è una super sorpresa per Anastasia, perché la sua cameretta nuova della nuova casa è praticamente finita. Tante cose sono state messe, ma oggi è stato messo anche il letto e ragazzi, voi non potete capire quanto è bella. Però non vi voglio svelare nulla, perché poi quando saranno finite tutte e due, sia quella di Vanessa che di Anastasia, faremo un room tour e vi faremo vedere tutto. Secondo voi, di che colore sono le camerette di Vanessa e Anastasia? Scrivetemelo nei commenti. Cucciolini, andiamo a vedere che cosa sta facendo Anastasia, perché è sparita, e vediamo se sta facendo i compiti. Molla il cellulare. Molla immediatamente il cellulare. Allora decidi, Anastasia, non ti vuoi lavare i capelli? Andiamo a studiare storia. Andiamo a studiare storia. Voglio. Anastasia. Anastasia. La pazienza di mamma Romina sta per terminare. Andiamo a lavare i capelli. Dai, la mamma ti lava i capelli, ti mette il bagiamino. Dai, amore. Allora, cos'è che vuoi fare? Voglio fare la doccia diretta sola. Nel mio bagno? Da sola? Va bene. Allora, c'è già il balsamo? C'è già il doccia schiuma? Vieni qua. Devi prendere, c'è il balsamo e c'è lo shampoo. Devi prendere il doccia schiuma, ok? Sì. Va bene, amore. Te lo prendo io il doccia schiuma? Sì, io vado. Va bene. Ani? Non continuare a fare le verticali. Non continuare. Bella, brava. Ma sei bravissima. Fai vedere. Guarda. Che non ti devi fare male, stai attenta. Ma cosa sì? Occhio che lì ci sono le scale. No, Anastasia, voli giù dalle scale. Ani, ti ho portato il doccia schiuma. Oh, ma sei matta! Mi hai fatto spaventare di brutto. Toh, vai a farti la doccia. Il pettine, perché quando metti il balsamo sulle punte, ne metti un po', poi ti devi pettinare, ti devi togliere i nodi. Guarda che se esci dalla doccia con i nodi mi arrabbio, eh. Cucciolini, finalmente Anastasia è andata a farsi la doccia, sentite? Non posso farvela vedere ovviamente perché è tutta nuda, e poi le asciugherò i capelli. Speriamo che riesce a snodarsi questi capelli pieni di nodi. Allora, vi faccio vedere solo la faccetta di questa bimba in doccia. Ciao, tutto bene? Sì. Ok, ci vediamo tra un attimo, eh? Ciao. Arrivo subito, tenta non scivolare, ok? Tutto bene, amore? Sì. I nodi? Li stai togliendo? Sì. Allora, se quando finisci studi quella paginetta, andiamo a mangiare fuori. Allora, Byron. Ok? Sì. Però devi studiare subito. Perfetto. Perfetto, amore. Cucciolini, sentite Anastasia come parla da sola in doccia. No.
adesso ha aperto l'acqua e si sente meno, ma ha fatto dei discorsi incredibili. Non si sente. Facendo un casino, non so con che cosa, poi sta facendo delle operazioni strane, sta nominando tutti i suoi compagni, poi le chiediamo che cosa stava dicendo. Ma che brava amore, la mia principessa, si è lavata da sola, stai diventando grande amore, brava. Grazie. Abbiamo snodato bene i capelli? Grazie. Adesso li dobbiamo asciugare, facciamo la prova. Brava cucciolina, dai che adesso studiamo, poi andiamo fuori a cena. Ani, non sa- Ani, non saltare, non saltare. Guardate che casino, cucciolini, asciugamani. Ani, cadi. Ani, fermati. Fermati che cadi. Se cadi dal letto, vedi. Tu sei troppo spericolata però, Fai sempre cose spericolate. Basta. Mi gira la testa. Eh beh, certo. E quando ti gira la testa perdi l'equilibrio. Dai, metti le calze che andiamo a asciugare i capelli. Questo dondolo. Anastasia, dai. Se no non facciamo in tempo, siamo a casa, Faccio la pastina, Siamo pronti per la prova del nome? Spazzola! Cosa stai ballando? Ecco. Prima una magia. Vediamo. Ma sei stata bravissima. Ma anche dietro, che è il punto più critico. Sì, guarda. Ecco, facciamo cadere tutto, perché c'è poco. Guarda. Dai, va bene, asciughiamo i capelli, perché adesso mi arrabbio, perdo la pazienza, dobbiamo studiare prima di uscire. Eccoti, ti stavo proprio cercando, hai studiato? Sì. Ma c'è un quaderno qua, ma c'è anche la tele qua, stai guardando i puffi, che carina, sembri tu una puffetta oggi. Anastasia, madonna Anastasia, basta, che cadi ti fai male, basta. Hai capito? Stop. Non ti sento. No, ti sento io. Madonna, se ti fai male, quante te ne do. Madonna, se ti fai male, quante te ne do. Dai, andiamo a studiare, su. Tu sei convinta che carnevale non sia in inverno. Secondo te, in che periodo è? In che stagione è carnevale? Allora, carnevale. Carnevale è a febbraio. E a febbraio. Ti spiego quando, le stagioni, quando iniziano e quando finiscono, ok? Allora, l'inverno inizia il 21 dicembre, solitamente, e termina il 21 marzo. Quindi febbraio è prima di marzo, quindi è inverno. Perché pensavi che non fosse in inverno? Perché siamo, non fa tanto freddo? No. Capito. Cioè, non eravamo ancora neanche in primavera, l'abbiamo no, fatta... la primavera inizia... Quasi giovedì 9 marzo oggi. La primavera inizia più o meno il 21 marzo e termina il 21 giugno. Poi c'è scritto Natale è in autunno falso. Brava. Natale a dicembre. Ed è in inverno. È inverno. Sì, da poco inverno oltretutto, da pochi giorni. La rondine torna in primavera, vero? Ma cosa devi studiare? Le fonti. Ah. Un attimo, posso leggere? Va bene, Anastasia, studiamo. Sì, sì. Il giro delle stagioni. Sì, però. Torna la botte, il vino color rubino. Torna Dindo a Natale, poi Carnevale. Torna la rondinella, Gaia sorella. Torna la fogliolina, lustre verdina. Torna nei campi, d'oro, ferce e lavoro. Torna la botte, il vino color rubino. Giovedì 9 maggio, le fonti. Amore, andiamo a cena. Sì. Sei coperta abbastanza? Sì. Mm? Brava, che hai studiato, bravissima, adesso ti meriti. Che cosa mangi, il risotto o la pizza? La pizza. La pizza? Ti va la pizza? Ma sai che anche a me va una pizza? Andiamo a mangiare che ho una fame bestiale. Ragazzi, sono quasi le 9, guardate che cielo, che luce che c'è ancora, che bello, vero? Sì. Pensa che l'altra mattina mi sono svegliata di colpo, c'era il sole e pensavo di non aver sentito la sveglia, sono volata giù dal letto e alla fine non erano neanche le 7 meno 10, non era ancora suonata. Anzi, no, cosa voglio io? Quello là che avevo preso... Lo gnocco fritto con il salame? Sì. Ok, è arrivata la pappa? Mamma mia, hai fame amore?
tutto buono? Brava, mangia tutto, eh? Sì. Tutto, tutto, tutto. Tra poco inizia la partita, sono le 20:47 e inizia alle 21. Sì, secondo te chi vince? Juve o Atalanta? Ti rispondo neanche. Non mi rispondi neanche? Va bene, allora domani, perché tanto non faremo in tempo a vederla tutta, daremo il risultato, che per me vincerà l'Atalanta. Ma no, perché... Ma allora, tra poco l'Atalanta supera la Juve. Esatto. È quinta e la Juve è quarta. E quindi deve vincere per forza, perché vuole superare la Juve. Vince la Juve. Buon appetito. Andiamo a giocare 2 minuti che poi andiamo a casa? Sì. Cosa stanno combinando quei bambini, Vane? Di tutto e di più? Si arrampicano dappertutto, sono come scimmie. Cosa vuoi? Hai mangiato anche la crepa alla Nutella. Cosa vuoi? La Juve? Dobbiamo andare a dormire. Quasi? La Juve sta vincendo, mannaggia. Perché noi andiamo nei locali dove c'è la Juve, vero? Dove si può vedere la Juve. Dai, andate a giocare. Dai, andate a giocare. Anastasia, ti do 3, 2, 1. Anastasia, ascoltami, sono le 10, a dormire. Allora, va bene la partita, va bene tutto, però Anastasia, ascoltami. È tardi, dobbiamo andare a dormire. Vanessa, anche tu, cosa stai facendo? Avete giocato fino adesso, basta. Cosa stai facendo? Sì, questa non so. Anastasia, a dormire. Va. Ma cosa fai? Dai, per favore. No, 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 cosa? Cosa hai fatto? Questo è perché è tardi, siete stanche, avete giocato tutto il giorno dentro quella saletta. Cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma Vanessa, ma cosa hai fatto? Ma sei matta? Ma fammi vedere, togli sta... Oddio. No, 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 ferma. Ma Vanessa, togli sto... Ma tu... Vado a prendere. No, ma che... Guarda, io veramente, cioè, non ho parole. Amore, ti fa male. Ma come hai fatto? Hai picchiato qua sotto, scusa, sì, l'unico... cioè, hai preso il bordo del divano, ti sei spallato una gamba, Vanessa. Vado a prendere il cerotto. Ma dai, brava Anni, disinfettala. Ti fa male. Tieni. Guarda, non ci sono scuse, tieni, domani è la verifica, a scuola. Sì, sì, penso solo a quello, perché vi fate sempre male perché non mi ascoltate mai. Fa vedere. Ma roba da mamma, cioè, ma io veramente sono sconvolta. Ancora? Senti, ascoltami, vai a prendere un cerotto. Io sono veramente stanca, sono quasi le 11, dobbiamo andare a dormire. In questa famiglia ci si fa sempre male perché non mi ascoltate mai. Io sono paranoica, ma voi? Mamma mia. Male. E ci credo, amore. Dai, mamma mia. Sono io, però non riesco a muovere. Non riesci a muoverlo. Vuoi provare a camminare? Prova a camminare. Alzati. Io mi devo alzare. Prova. Sì, così riesco, ma non appoggiare il piede. Ecco, adesso zoppichiamo anche. Speriamo che non ti si gonfia stanotte, eh? Vabbè, senti, guarda, io chiudo qua il video perché veramente rimango senza parole di voi due. Senti, se ti fa male stanotte chiamami, ok? Dai, vieni a mettere il cerotto. Aspettiamo Anastasia che ti mette il cerotto. Piano, non correre che voli giù dalle... Ti vedo saltare io dalle scale. Metti il cerottino e andiamo a dormire. Meno male che c'è l'infermierina Anastasia. Hai visto, amore? Tu fai le verticali e Vanessa si fa male. Ma lo vuoi mettere io? Non farli male, eh? Io che riesco bene. Fai piano. Adesso per favore andiamo a dormire. Ascoltami, se ti fa male stanotte chiamami, eh? Ok? Sì, di solito si fanno le firme sui gessi. Tanto tempo fa, quando ero piccola io, chi aveva il gesso veniva firmato da tutti. Anche adesso, vero? Allora, concludiamo qua questo meraviglioso video finito proprio in tragedia, come piace a noi. Anastasia? Salutiamo i nostri fucciolini? E gli diciamo che non devono fare cose pericolose. Sta firmando il cerotto. Vuoi fare Anni, eh? Sta firmando il cerotto. Anni, sei un mito. Piano, amore! L'ho fatto male. No, oh, poverina. Ti ha firmato il cerotto, amore, dai. Guarda, c'è scritto Anni. Andiamo a dormire. Sì, sì, siete incuriosite. Andiamo a dormire. Cuccioline, cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella.
lasciate un bel like a questo video. E salutiamo oggi Cristo09 che si è abbonato al nostro canale. Grazie mille. E mi raccomando, comprate le nostre ringhe di Vanessa e Anastasia su www.vanityclub.it. Bimbe, bimbotte, buongiornissimo, buongiorno amore, amore, buongiorno amore, ciao, amore mio, Ani, buongiorno cuccioletta, sveglia che si va a scuola. Ma bella, amore mio, buongiorno, mi fatti vedere con questa magliettina fucsia. Oh, sei bellissimissima! Senti, vuoi andare a scaldarti un po' col phon, che tu hai sempre freddo la mattina? Sì. Si è stappato il nasino, che era tappato? Sì. Meno male. Dai, andiamo a scaldarci un pochino col phon, perché è già tardissimo, come tutte le mattine. E poi faccio colazione. Sì. E poi faccio una baguette. Esatto, e poi ti scrivo che vuoi uscire per pranzo. Sì. Ciao, buongiorno anche a te, amore. Ciao, siamo un po' in ritardo stamattina, Vanessa. Senti un po', la merenda di ieri andava bene? Te la rifaccio così? Ok, dai, veloce, tata. Prontissime per andare a scuola, fatti vedere, amore. Allora, amore, ascolta, visto che abbiamo un po' di difficoltà nel pettinare i tuoi capelli, perché ci sono un po' di nodini, giusto? Prima me li hai pettinati, sono lisci. Sì, te li ho pettinati per modo di dire. Sì, sono lisci, ok, facciamo la prova se sono lisci, eh. Allora, mettiamo le manine. Vedi? Vedi che non vanno avanti? Quindi stasera ci laviamo i capelli e cerchiamo in qualche modo di togliere questi nodini fastidiosi, ok? Sì. Ma ciao amore, ma fatti vedere, ma tu stai andando a scuola o stai andando a fare la settimana bianca? Con Bianca. A scuola con Bianca. Sei bellissima, wow. Grande giorno, oggi è il giorno in cui tu non metti il... grembiule. Esatto, perché va in palestra. Ok, andiamo, perché se lo facciamo tardi come tutti i giorni. Ma che traffico c'è? Siamo completamente fermi in tangenziale. Non in tangenziale, sulla statale. E sono le 8:23. Siamo in super ritardo. Tra un minuto aprono i cancelli, anzi forse li hanno aperti adesso, infatti. Che se piove arriva la neve. Sì, amore, perché oggi siamo a meno un grado. E quindi potrebbe nevicare. Dai, andiamo, che magari siamo riusciti a uscire fuori dal traffico. A few moments later. Finalmente, ragazzi, sono riuscita a portare le bambine a scuola. Un pochino in ritardo, ma perché stanno facendo tantissimi lavori e sulla statale che da casa nostra porta in città eravamo praticamente bloccati, ma anche sulla tangenziale eravamo bloccati. Forse c'è stato anche qualche incidente, come quasi tutte le mattine purtroppo. Allora, come avete ben notato, Anastasia ha questi capelli completamente annodati perché non si pettina quasi mai, fa fatica a pettinarsi, fanno fatica a farsi pettinare da me. Poi appena arriva una mia amica a casa che gli dice facciamo le treccine, facciamo lo chignon, facciamo questo, facciamo quell'altro, si fanno fare di tutto, ma da me non si fanno fare niente. Anche voi ragazzi non vi fate pettinare dalla vostra mamma? Scrivetemelo nei commenti. Ma vi volevo anche chiedere un suggerimento: esiste un modo per districare i capelli senza farla piangere, pettinarla? Io adesso mi documento e mi sembra di aver letto che con la piastra i nodi si sciolgono. Scrivetemi nei commenti se è vero quello che sto dicendo. Io adesso sono sotto casa di nonna Elisa e nonno Silvio e mi vado a bere un buon caffè da loro e aspettiamo che escono le bimbe oggi pomeriggio alle 4:30. 6 and a half hours later. Eccomi ragazzi, sono le 4:30, sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia e stanno per uscire. Ho due sorprese per Vanessa e Anastasia, lo scopriamo dopo insieme. Bentornate Anastasia, ciao. Ciao. E Vanessa, ciao. Allora, bentornate da scuola. Ho una piccola cosa da comunicarvi. Ho due sorpresine, cioè una sorpresina a testa. Volete saperla adesso? Sì. No, 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 davvero. No, no. Non sono grandissime sorprese, eh. Sono due. Io già rido. Ve le dico? Sì. Sì? Sì. Chi vuole saperlo per primo? Io no. Tu? Io. Allora, per te ho stampato una piccolissima verifica di geografia per la verifica che avrai domani. Un piccolo esempio. Ma sì, che a te piacciono queste cose. E per te finalmente mi sono ricordata di comprare la risma. Così domani la portiamo, ok? Felici di queste super sorprese? Allora Anastasia, come abbiamo detto stamattina, adesso fate merenda, poi Vanessa inizia a studiare
E tu vai a lavare i capelli che dobbiamo togliere questi nodi, eh? Va bene? Sì. Com'è andata a scuola? Bene. Ah sì? Hai mangiato? Uh-huh. E te amore hai fatto ginnastica? Abbiamo portato in palestra, neanche oggi. Per il prossimo giovedì. Ma perché? Non lo so. Cosa avete fatto al posto di palestra? Oggi niente. Ma non capisco, andate in pausa pranzo e poi quando c'è la lezione non vi portano? Come se non fosse una materia come tutte le altre. Ah, questa cosa non mi va molto giù, comunque. Andiamo a casa, dai. Guarda, amore. Può essere utile. Ah sì, la devo andare a buttare. No, amore mio. Ti sbagli. Beh, dai, un aiutino, eh? Devi riconoscere, in base alle definizioni, la cartina geografica. Cosa c'è? Anastasia e Vanessa. Anastasia, stai ancora finendo l'altra merenda? Devi rubare a quella tua sorella? Hai capito? In base alla definizione devi dire di quale cartina geografica stiamo parlando, ok? Puoi farlo adesso, però vorrei capire anche al contrario. Cioè, se io ti dico una cartina topografica, se tu mi sai dire la definizione. E soprattutto devi saperle riconoscere, le cartine vere e proprie, ok? Quelle che hai sul quaderno. Ok. Ma quante merende state facendo? Guardate un po', ragazzi. 15 merende e ne stanno facendo ancora. Guardate che io le ho prese per scuola. Se le finite, domani non ne avete più. Adesso basta, eh. Poi Anastasia? Poi andiamo a pettinarci. Sì. Andiamo a pettinarci e andiamo a lavare i capelli, ok? Senti Vanessa, ascoltami. Ho letto su internet che la piastra districa i nodi, ok? Io adesso le lavo i capelli, le metto il balsamo, eccetera, eccetera. Poi tu mi aiuti, le piastri i capelli, che io devo fare un po' di lavatrici. Mi dai una mano? Ok, Ani? Dai, finite la vostra quindicesima merenda. E poi Vane, tu devi anche studiare. Mamma mia, meno male che domani è venerdì. A few moments later. Bimbe, dai, dobbiamo andare. Dai, Anastasia, andiamo a piastrare questi capelli perché altrimenti domani non puoi nemmeno andare a scuola. Ma perché vi siete cambiate? Perché ci eravamo bloccate. Per forza, con tutte le merende che avete fatto. Scommetto di latte al Nesquik. Ieri mi è caduta un crosta di cioccolato. Ecco. Tu ti stai per addormentare. Mi fai questo favore? Allora, ascoltate. E allora? No. Ma sì, invece. Invece sì, soprattutto tu, per te, guarda, tua sorella si dormo. Tua sorella dovrà perdere del tempo per stirarti i capelli perché guardate ragazzi, dammi una ciocca di capelli. Dammi una ciocca di capelli. Aspettate, perché adesso arriva il cibo. Cos'è che devi fare? Devi prendere il cibo. Infatti, chiudete gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Perché io vado a finire. Sì. E giratemi questo a Vanessa. Anch'io? Sì. Va bene. Cosa sta facendo? È tutta matta. Ok. Allora, prendo il cibo. Cosa hai fatto? Ecco un arancino. Ah, tu hai gli arancini nei capelli? Sì. Io volevo dimostrare ai nostri amici che i tuoi capelli sono incroccati. Guarda. Guardate piano, se no si innervosisce. Va, non scendono le dita. Allora, facciamo una cosa. Io adesso vado ad accendere la piastra. Vado ad accendere la piastra perché ci vuole qualche minuto prima che raggiunga la temperatura. E poi, Vane, glieli stiri. Perché io devo preparare la cena, ok? Ok, ragazzi, accendo la piastra alle bimbe. Vediamo di riuscire a sciogliere questi nodi ad Anastasia. Accendiamo e mettiamo 200. Non si vede, ragazzi, però l'ho impostata sui 200 perché se mi avvicino troppo è troppo sfocato. Va bene, aspettiamo che raggiunge i 200 gradi e poi iniziamo con il trattamento. Mamma, la piastra? Sì, è pronta. Dai, venite che ha raggiunto la temperatura. Oh, allora, Vane, mi raccomando, stai attenta a non bruciare tua sorella. Ascolta, vuoi iniziare così o vuoi magari raccoglierli da una parte? Okay. Soprattutto dove ci sono i nodi, mi raccomando. Dove sono? Dietro. Sono dietro? Dai, vediamo se veramente funziona questa teoria. Ma sono i nodi, Ani, per forza che ti fa male. Sembra riuscito. Esce il fumo. Sì.
Li senti caldi adesso ancora, no? Non li senti caldi? Sì, li sento. Sono bollenti. Li sento caldi, ma anche tipo viscidi. Tipo viscidi. Beh, viscidi, morbidi. Hai paura? Io un pochino sì, che ti brucia. Ti piace, Vanessa? Vorresti fare la parrucchiera da grande? Vero? No. Io sto ricopiando sulla mia gamba quello che è sulla maglietta. E che cos'ho? Ah, la faccia delle donne. Sì, sto ricopiando quella. Stai disegnando? Ti piace disegnare a te, eh? Vero? Hai fatto un disegno l'altro giorno, ricopiato, bravissima. Sei stata bravissima. Ti stai divertendo, allora la prossima volta me li fai tu a me, eh? Puoi anche farteli tu un po', perché ridi. A parte che io adesso li ho completamente lisci. I miei sono liscissimi. Veramente? Ho fatto la brasiliana, sì. Aia! Basta! Ecco, proprio quello è il nodo, vai, vai, vai. Ani, calmati. Sei stufata. Stava. Anastasia, ti sei bruciata, porca miseria, ma perché ti sei girata così, Ani? Ma sei matta, poveri. Ho capito, ma lei ha una piastra a 200 gradi accesa, eh? Oh, Vane, poverina, ti brucia. Ma dai, guarda, la prossima volta non vi faccio fare più niente, povera. Amore, ti devo mettere la pomata, eh? Perché adesso ti brucerà tanto. Guarda, è sempre il sangue. No, amore. Mi brucia tantissimo, addirittura i brividi. Ma lo so, guarda che le scottature sono pesanti. Aspetta che cerco la pomata un attimo, perché dovrei averla. Non la trovo. Quando cerco qualcosa non la trovo mai. Vediamo se qui. Ma non c'è. Fatto, fatto. Un attimo, amore, non la trovo. Si chiama le foille. Aspetta un attimo. Magari è qua, aspetta un secondo, noi abbiamo un sacco di mo. Eccola, l'ho trovata. Aspetta, Vane. Dov'è, amore? Qua. Poverino. Messo? No. Esce? Dai. Ok. Piano, fai piano. Tanto male. Gioia. Sai che adesso ti esce la bolla, amore? Ti uscirà la bolla? C'è sangue. Eh? C'è sangue. No, sangue no, è rosso perché è una scottatura. Tua sorella non è normale, guarda. Prima si vuol far fare le cose, poi si scoccia e non vuole più farle. Vabbè, senti, dai. Ti brucia, amore, hai ragione. Adesso la teniamo sotto controllo. Non togliere la pomata, perché quella pomata lì è molto efficace e tra massimo un quarto d'ora il bruciore passa, ok? Dai. E allora il video finisce qua, amore, mi dispiace. Ti chiedo scusa per averti fatto fare questa cosa, però non pensavo che tua sorella si rivoltasse così. Ragazzi, il video è finito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Quindi, ciao. Cucciole, buona colazione. Vi siete svegliate tardissimo. No, No, tu no, mezzogiorno. E lei a mezzogiorno e un quarto. E io alle 9. È 3 ore che vi guardo, che dormite. E visto che oggi voglio andare al mare, ma adesso è già mezzogiorno e oltre, facciamo colazione, pranziamo velocemente, non mangiate troppo perché poi dobbiamo pranzare e poi andiamo al mare, ok? Oggi la giornata è bellissima, non piove, non c'è vento e quindi voglio godermi questa giornata. Piove. No dai, ti prego Anastasia. Quindi buona colazione, Vanessa non riesce nemmeno a parlare e ci vediamo dopo. Fatti vedere, tutta in azzurro. Wow, che bel costumino nuovo! Anche tu, amore, sei bellissima. Tu sembri Jane, la moglie di Tarzan. Non hai ancora fatto vedere la mia cover. Ah, la tua cover nuova, bellissima. Però Vanessa ha messo la cosa qua. Ha messo il vetrino lì perché si era rotto. Avete la cover con le vostre iniziali e questo ciondolo che si usa quest'anno, eh? Ok, dai, andiamo al mare, andiamo a farci un bel bagno. Ho proprio voglia di fare una nuotata. È proprio bello. Vai amore, riempiti di crema che oggi c'è un bellissimo sole caldo. Adesso chiamo anche Anastasia. È andata a prendere un po' d'acqua. Che caldo che fa, Vane? È caldissimo. Ehi, dove stai andando? Vanessa si è lanciata, bravissima. Ecco l'altra. Ciao. Ciao. Metti quei braccioli che qua l'acqua mi sembra un po' alta. Cosa ci fa? Dov'è?
tieni. Dai, adesso arrivo anch'io, Andiamo lì sugli scogli quando... Dopo andiamo sugli scogli, sì. Vanessa, non ti allontanare, stai qua. Allora, primo bagnetto finito e primo trauma avvenuto. Cos'è successo, amore mio? Ti fa male l'orecchio perché? Perché stavamo uscendo dall'acqua, è arrivata un'onda gigantesca, Vanessa l'ha vista e per salvarti dall'onda ti ha sollevata di peso e ti ha fatto male un orecchio, ma io non ho ancora capito se ti fa male l'orecchio perché Vanessa ti ha dato una botta o per l'acqua. Per l'acqua, tu dici? Speriamo che ti passi, perché siamo già in crisi, appena arrivati al mare. Va bene, adesso tra un attimo andiamo sugli scogli, ok? Andiamo a vedere come sono. È uno snack? Io no, adesso. Tu non hai voglia? Ok. Tu sì? Amore, cosa vuoi? Rizzo o le patatine quelle al formaggio? Eh? Il riccio? Come stai? Un po' meglio? Ti fa ancora male, Ani? Come va, amore? Bene. Ti è passato? Sì. Completamente? Oh, che bella. Come? Secondo me è perché ho mangiato. Può darsi. Il cibo fa sempre un buon effetto, vero amore? Allora finisci di mangiare, eh? Sono contenta. Come? Quando ho finito di mangiare andiamo sugli scogli. Andiamo a farci un giretto sugli scogli, va bene? Sì. Allora andiamo sugli scogli. Se provi a salire ti fai male un piedino? Facciamo attenzione perché non abbiamo le scarpine, va bene? Dai, andiamo. Ho le mani tutte perché mi stavo, perché adesso ho ricoperto. Andiamo? Camminiamo, camminiamo. È bello camminare. È bello, sì. Poi sulla sabbia è ancora più bello. Vero. Adesso voglio provare a non andare sull'acqua. Dai, va bene, vediamo se ci riesci. Io ci sono già finita adesso. Siamo quasi. Beh, questi scogli sono bassi, dai. Ci si può arrivare tranquillamente, eh? Vero, Ani? Non correre. No, non devi toccare l'acqua, va bene. Vediamo un po' cosa c'è su questi scoglietti. Attenzione perché la sabbia ha ricoperto. Anche su quelli, però l'acqua sta nell'acqua. A noi proprio questi. Ma io scivo, raga. Manina. No, 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 io sono brava. Vediamo se troviamo i granchietti, Vane. Non eri quella brava tu? Dai, dammi una mano. Attenta che cadi. Ci sono? C'è qualcosa? Ho visto un pesce gigante. Un pesce gigante? Un pesciolone? Andiamo qua se c'è qualcosa. Dai, qualcosa troveremo, qualcosa si troverà. Ma tu veramente devi attraversare gli scogli senza toccare l'acqua? Sì, sì. Stai attenta a non cadere, cocco bello, cocco fresco. Guardami, mi prendi, non dai, mi sì, sì, ti sto riprendendo, vai. Si bastava fare il giro da qua ed era già fatta. Hai attraversato. Ah, e sei riuscita a non toccare l'acqua? No, perché poi è piccolino. Eh sì, eh. Amore, no. Andiamo a vedere quello, è facilissimo. Qui è facilissimo? Ma io non devo toccare quella, allora. Andiamo là, però io posso andare sulla sabbia. Allora adesso devo attraversare. Certo amore, è facilissimo, basta non mi devi toccare. Sei piena di sabbia, io no. Va bene, hai perso, ok. Se io ti tocco hai perso, se tocchi l'acqua hai perso. No, se io ti tocco ho perso perché non mi devo seguire, anche se tocco l'acqua. Va bene. Sei super coraggiosa. La Vane. Wow, lì è difficile, eh? Sì. Sì. È impossibile non toccare l'acqua, Anastasia, se non passi dalla spiaggia. Brava. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e non mi sono toccata. Dai, dove devi andare tu? Che giro stai facendo? Che giro stai facendo? Adesso non toccare
con i piedi, non tutta. Ok. Bimbe, ma non vi fanno male i piedi? Dai, poi vi bruciano stasera, eh? Vane? Tanto non, io passo qua nell'acqua. E poi stasera vi bruciano i piedini, vi fanno male se camminate sulle rocce senza le scarpine. Bello qua però, mi piace. Ora bimbe, ultimo bagnetto che poi torniamo a casa. Tu stasera hai la diretta alle 19 su Instagram. Vane, hai finito di fare la doccia? Sì mamma, ho finito. Oddio, mamma, mi sei castrato il bracciale. Come faccio? Mamma, vieni. Oddio. Mamma, aiuto. Cosa succede, Vane? Cosa c'è? Cosa è successo? Mi sei castrata la mano. Perché praticamente mi era caduto il bracciale per prenderlo. Ma come ti sei incastrata la mano? Ma sei sicuro? Sì. Non riesci? No. Ma dai, ma prova, piano piano. Cos'è che è caduto lì? Oh, piano, eh. Vane, ti spacchi una mano, calma. Cosa non muovere? Ai, Vane! Perché è finito in mezzo? Aspetta un secondo. Vieni a darmi una mano, che Vanessa gli si è incastrata la mano dentro il termosifone. Papà non c'è, oltretutto, non so che cavolo devo fare. Io non sono capace a smontare i termosifoni. Aiuto, aspetta. No. Cosa? Guarda sotto, si vede una mano che ferma. Vedi che questo qua mi ha fatto incastrare. Ma per un braccialetto tutta sta storia. Vane, con l'acqua magari il sapone, magari un po' di sapone. Ani, okay. prendi il sapone qualsiasi, prendi, vieni, prova a buttargliene un po' qui, un pochino. Sì, qua, fallo scivolare, schiaccia. Ok, aspetta un pochino. Prendi quel bicchiere e butta un pochino d'acqua. Prendi il bicchiere degli spazzolini. Sì, poca poca, Ani, vai. Mi brucia. Ti brucia. Tieni un attimo, è scesa un po' d'acqua. Sì. Prova a muovere le dita un pochino. Prova un pochino. Ma dov'è che ti sei incastrato? Non capisco. Come hai fatto qua? Ci sono... medio e all'inizio. No, Vane. Prova, che ne so. Non so cosa dirti perché non riesco a capire. Guarda le dita. No, dai, prova piano adesso. Dovrebbe scivolare, amore. Aspetta, magari col tovagliolo tirare fuori la mano. Col tovagliolo? Lo so, con lo spazzolino. Prendi uno spazzolino. Senti, io mi fido di te. Io non lo so, non so come. Tieni. Si disincastrano. Dammi un attimo uno spazzolino. No, il tuo, quello. Sì, quello. Magari, aspetta. Non c'è niente. Ma dai. Okay, aspetta. Quasi uscito, vedi che lo hai un dito incastrato. Uscita? Sì. Brava, Vane. Ma Dio, Vane, poverina, madonna. Anastasia, vai a prendere il ghiaccio, per favore. Mettilo dentro uno strofinaccio. Muore, ma dai. Ti fa male. No, amore, stai calma, che ti passa, no? Poverina. Ma amore, lo strofinaccio? Vabbè, tiro qua. Gioia, mi dispiace. Ti fa male, Ani? Vane, senti, ascolta, se non ti passa me lo dici, perché hai avuto uno schiacciamento, ti porto in guardia medica, che qua c'è, va bene? Qua proprio qua no, però da queste parti. Mi dispiace, amore. E c'è stata una bella giornata, siamo andati al mare e si doveva rompere una mano. Ma poi perché cosa? Per un braccialetto che si è incastrato. Ma dov'è? Non lo vedo neanche. Quello azzurro, eccolo. Ma dai, ma ha fatto incastrarsi la mano. Magari con un coltello metteremo in mezzo il coltello, poi tiriamo su. Eh sì, lei, la poverina, ha messo la mano distinto e si è incastrata. Perché l'avevo comprata proprio qua. Ok, Ani, no, non ci provare, guarda, lasciamo stare. Dai ragazzi, come va? Un po' meglio? Sì. Madonna, come sei gonfia, rossa. Ah, poverina, gioia, amore mio. Dai, salutiamo i nostri cucciolini. E il braccialetto? Te ne compro un altro. Ok. Stai cercando di prendere il braccialetto? Cioè. Adesso lo riusciamo? No. Stai attenta a non infilare più le mani. Secondo me bisogna... Aspetta, vai, aspetta. Ho tenuto più in basso. Io prima l'ho preso con... Aspetta, vai. Cosa vi faccio? Vai. Cosa vuoi? Ci vuole qualcosa di lungo da attaccare. Allora, io prima con la forbice stavo facendo una cosa giusta, secondo me. Sì. Dai, attacca la forbice a questo. Ma non ci arriva. Qua.
No, devi fare così. Aspetta, l'ho preso. No, non l'hai preso. Come faccio? Così? Lo devi spostare, magari spostandolo lui cade, hai capito? Aspetta, però, aspetta, l'ho toccato, l'ho visto. E non riesci a spostarlo, che cade sotto. No, perché la forbice punta da un'altra parte col bastoncino. Allora, è caduto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Allora, dove andiamo oggi? Andiamo al compleanno di una compagna di Vanessa, di Giorgia, all'Agorà, dove ci sono un sacco di giochini. E oggi Vanessa va già in palestra, ma non insieme. È no, vero. Prima io però. Oggi è venerdì, ultimo giorno di scuola, avete tutte e due palestra, vero? Allora, andiamo, che quando si esce si va a giocare! E voi invece ce l'avete oggi la palestra? Buongiorno cucciolini e cuccioline, come state? Oggi per noi è una super giornata, sarà divertentissima perché andremo al compleanno di una compagna di Vanessa in questo posto bellissimo in cui ci sono tantissimi gonfiabili e ci si diverte veramente tanto. E voi che cosa farete questo fine settimana? Scrivetemelo nei commenti. Comunque non vi preoccupate che ci vediamo dopo con Vanessa e Anastasia in questo posto magico. 6 hours later. Bene ragazzi, sono le 4 e 5 minuti, tra pochi minuti vado a prendere Vanessa e Anastasia e ci dirigiamo verso la festa di compleanno. Ben arrivata amore, sei contenta? Uè. Sì. Uè. Sì. E dove andiamo? Boh. Come boh? In città. In città, ma te sei proprio fuori come una mina. Ok, allora porto soltanto Brando. No. Sì, sì, allora te ti porto in città, io e Brando andiamo e giù. Allora io non... E allora dimmi dove stiamo andando? Boh. Ah, ecco! Andiamo a giocare? Cosa fai? Studi? Sì. Vabbè, ci vediamo a lavorà? No, non è vero. Anastasia, cosa hai mangiato oggi a scuola? Pesce. E ti è piaciuto? Sì. Ok, siamo arrivate. Allora, io ho già scritto gli auguri, però mancano le vostre firme, ok? Quindi la tua e quella degli altri tre bimbi. Tu Giadina l'hai fatto a parte perché tua cugina giustamente gliel'hai fatto a parte, come vero si amore? Strappare? Non si strappa tesoro, si apre, adesso ti aiuto io. No, ho capito. Ok? Mi raccomando, sfrenatevi come non mai. Ciao bambine, auguri Giorgia! Grazie. Quanti anni, Gio? 10. Mamma mia, come sei. Stai diventando grande. Allora, se volete, quando vi siete cambiate, vi faccio una magia. Va bene? Volete vedere una magia? Vuoi vedere una magia? Cos'è? Anastasia? Vediamo. Vai, Anastasia! Allora, chi vuol vedere la magia, viene in bagno con me. Io. Andiamo? Dai, ora. Intanto vi devo dire che la magia è sulle mie unghie, ok? E secondo voi queste unghie di che colore diventano? Bianche. 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 Ok, vediamo, vediamo Vanessa se hanno ragione. Io lo sai. Aprite. Anche mia nonna. Pronte? No. Sì. Se esce l'acqua calda, sentite? Aspettiamo un attimo perché deve essere calda l'acqua, altrimenti non vale. Secondo me non arriverà mai calda. No, no, è dall'altra parte, questa è fredda. Proviamo lo stesso, dai. Calda? Deve essere calda, ma qui è ghiacciata. Ok, non possiamo fare la magia perché non c'è acqua calda. Comunque avevate indovinato, erano bianche, brave. Poi vi faccio vedere un video. Ani, dove vai? Vieni qui, Ani. Cosa stai mangiando? Pizzetta? È buona. Ho visto che hai mangiato un sacco di crepe alla Nutella, erano buone. Hai visto che le abbiamo trovate, che fortuna. Adesso mangia piano, se non la vuoi... Ok, vai a giocare. Allora, come procede? Procede bene? Gemelline? Allora ragazzi, indovinate chi è Vanessa e chi è Gaia? Scrivetemi nei commenti se lei è Vanessa e lei è Gaia o viceversa, perché sono identiche. No, neanche un po', siete uguali. Vabbè, avete qualche differenza, però siete molto simili. Come va? Tutto bene? Vi state divertendo? Ciao, amore! Ciao, Giulia! Adesso te la do l'acquetta, ne? Cosa fai? Scrivi il tuo nome! Brava, amore! Brava, bravissima! Ancora! Girate, girate, piano, non fatevi male! Attenzione a Mattia, che è piccolo! Maestra, gira! Maestra! Pronti? Sì, maestra! Chiamatemi pure me! Maestra, sei notte! Pronti? Sì, ma lunedì sera la disco!
amore? È buona? Finalmente la torta che la stavi aspettando. Poi andiamo, eh? Apri i regali e poi andiamo, ok? Perché stasera abbiamo gente a cena. Con chi? Eh no, è un amico di papà. No, chi è? È un amico di papà, amore, non lo conosci. Dai, finisci la tortina. Ciao amore, lo so. Mi dici se è buona? Anche tu? Sì, è buona. Lo sai già? Hai già assaggiata? Buona. È buona. Bene, adesso la mangio anch'io allora. Buona. Buono amore. Vuoi mangiare qua? Sì. Va bene, mangio con voi, ok? Ok. Ragazzi, la festa è finita. Adesso stiamo tornando a casa. Ci siamo tantissimo divertiti. Abbiamo saltato, giocato, fatto di tutto. E un grande bacio e ci vediamo dopo a casa. Ciao! Siamo tornati a casa e non troviamo Gasper. Dov'è Gasper? Adesso. Guarda che magari è su, Vane. Non credo proprio. Secondo me è su, più che giù. Quindi Vane chiamano. A Gasper. Gasper. Ma come non c'è Gasper? Dov'è Gasper? Chiedi a papà. Ah, è vero. Chiedi a papà se c'è Gasper. Giù. Giù. No, non c'è ancora l'albero, abbiamo. Dai, ma scusa, infatti. Ciao amore, dove sei stato? Ci sei... Chissà da quanto tempo era chiuso, poverino. Vieni qua. Amore, è chiuso da tanto. Fagli vedere le unghie, mamma, che le hai fatte. Ho rifatto le unghie, mi piacciono? Cambiano colore. Sono magiche. Sì. Vuoi vedere? Sì. Adesso posso farti vedere perché siamo a casa, vieni. Ok, volete vedere? Guardate. Avete visto? Guardate, bellissime bianco il frutto. Se le metto sotto l'acqua fredda, poi tornano azzurre, guarda. Sono magiche, amore, sono magiche! A few moments later. Ok, bimbe, mi vado a cambiare e a lavare anch'io. Voi vedo che vi siete già cambiate e lavate, bravissime, perché in quel posto c'è un po' di polvere. E niente, dai che sta per arrivare l'amico di papà che dobbiamo cenare, ok? Ciao. Ciao, mamma, una sorpresa per te. Sì. Vuoi una patatina? Sì, grazie. Prego, aspetta, che questo barato è un po' duro, da... Cosa? La frutta. Ma mi stai prendendo in giro? Cosa hai fatto, Vane? Oh, mamma. Ma che cos'hai? Non ma la testa, ti sei fatta male. Cosa hai fatto? Cosa avete fatto? Avete litigato? No. Figurati, sono andata a farmi una... E tu ti sei spaventata e hai picchiato la testa? Sì. Vanessa, ti sta uscendo un po' di sangue? Ma qua cos'è? È il sangue della testa? No, dai, veramente. Non mi state prendendo in giro, vero? Ok, Anastasia, vai a prendere del cotone. Su il cotone, però, Su? Su, nel bagno, su, vai! Allora, io sono andata a farmi una doccia. Sta per arrivare gente. Io lo sapevo, vi ho portati alla festa, vi ho portati a giocare. Sempre a litigare state! Ma ascolta, ma questo è sangue, ti sei fatta male? O è il sangue della testa? Non capisco. Il sangue della testa. E vai a lavarti la manina, adesso ti pulisco. Ascolta, questo è per struccarsi. Vabbè, ascolta, in bagno, in questo bagno, c'è sul mobile, c'è il disinfettante verde. Mi ha portato la salvietta per struccarti. Ti fa male? Ti fa male? Sì, sarà un tagliettino piccolo, ma dove hai picchiato? Contro il tavolo. Ah, lì? Cioè, proprio così? Il gatto è morto. Ah, no, pensavo che era sdraiato. Tamponati, dammi, te lo faccio io. Madonna, guarda. Ragazzi, sta per arrivare l'amico di papà. La mano vai a lavartela. Non esce tanto sangue, un pochino. Pazienza. Ok, ti brucia un pochino? Dai, ascoltami, Vane. Vai a lavarti la manina, dai.
Vai a lavarti la manina, che qua tra colori e sangue non si capisce più niente. Vai a lavarti la manina. One hour later. Amore, come stai? Fa meno. Ti fa meno male, amore? Mm-hmm. Stai meglio? Eh? Andiamo. No, dai. Un po' rosso ancora, però va bene. Ancora un pochino rosso? Sì. Senti, Ani, dai. Sì, la pensiamo anche noi come lei, vero? Uguale. C'è cioè, il... il buco in testa? Il taglio? Sì. No, un pochissimo, poco, ok? No. Va bene, sì, tranquilla. Ascolta, Anastasia, concludiamo il video qua, lasciamo riposare Vanessa, perché mi sa che giù è arrivato l'amico di papà, ok? Se il video vi è piaciuto... E anche se finita, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e lasciate pollicione in su. Però aspettate. Sì, sì, amore, mamma. Ok, ragazzi, finiamo il video qua. Ciao. Ti fa male? Adesso ciao, ti curo un attimo, eh. Ciao. Ciao. Curiamo Vanessa. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale. Non ci vedo niente di male. Presto Anastasia.